Buonasera, ciao a tutti, benvenuti alla sesta stagione di Distanti di Badminton. Siamo alla 46esima puntata, continuiamo in questa stagione con il filone del mental coach, con il mental coach, nonché allenatore di primo livello, nonché anche giocatore di badminton, Luca Capetta da Alba. A te Luca la parola. Grazie mille, bentrovati, buonasera a tutti. Partiamo subito facendo un breve riassunto di quanto abbiamo visto la puntata scorsa. Abbiamo parlato di consapevolezza, analizzandola nella sfera cognitiva, nella sfera emotiva e nella sfera nazionale e relazionale. La consapevolezza come una di quelle chiavi del come, cioè delle soft skill che ci permettono di effettuare le nostre azioni in un determinato modo, cioè finalizzate alla prestazione. Questa puntata invece la dedichiamo alla motivazione. La motivazione è una facoltà mentale fondamentale e come vediamo, proprio analizzando il termine, l'etimologia della parola, la motivazione è motivo più azione, cioè ciò che ci spinge ad agire in qualsiasi campo. La spinta motivazionale viene innescata ogni qualvolta si avverte un bisogno, ossia quando si percepisce uno squilibrio tra una situazione attuale e quella che si vuole raggiungere. Quindi questa definizione è una definizione molto ampia che inferisce con l'ambiente sportivo, ma non solo. Quando parliamo di bisogni di amplissimo spettro. Quindi possiamo avere dei bisogni di natura fisiologica, come la fame, la sete, oppure di natura emotiva, come la paura, la rabbia, oppure di natura cognitiva, cioè la volontà di imparare cose nuove. Quindi, per cercare di risolvere questo bisogno, per ristabilire il nostro equilibrio, compiamo delle azioni. E ciò che ci spinge a compiere queste azioni è precisamente la motivazione. La motivazione, come facoltà mentale, è essa stessa allenabile. Quindi, facciamo un esempio banale: se noi abbiamo fame, cerchiamo del cibo e se non lo troviamo, questo bisogno ci spinge a ingegnarsi per pianificare nuove strategie che ci permettano di raggiungere il cibo. Stesso discorso, ritornando e concentrandoci sul nostro ambito, vale per lo sport. Quindi la motivazione è ciò che ci porta a giocare, ma non solo, è ciò che ci spinge a implementare quotidianamente le nostre abilità per raggiungere prestazioni sempre migliori. Quindi sostanzialmente la motivazione dipende da due elementi della personalità: le competenze, quindi ciò che si sa fare, e i valori personali, cioè ciò che si vuole fare. Noi abbiamo delle competenze nel badminton, delle abilità, ma i nostri valori personali ci spingono a migliorarci e quindi a pianificare delle azioni, a pianificare degli obiettivi che ci consentano di migliorare le nostre prestazioni attraverso un esercizio che si autoalimenta in un circolo virtuoso, per cui più raggiungiamo obiettivi, più l'autostima aumenta, più siamo spinti a cercarne di nuovo e quindi si rafforza anche la facoltà della motivazione. Ci sono due tipi di motivazione. La motivazione estrinseca, che è una spinta che arriva da motivi esterni. Quindi il comportamento è generato da una ricompensa o da un riconoscimento, per esempio lavoro per lo stipendio. Capite che la motivazione in questo senso non è così forte. Noi siamo spinti da una necessità, cioè lo stipendio che ci serve per vivere.
ma il piacere che proviamo nel lavoro lo sacrifichiamo alla necessità di ricevere denaro. E quindi noi in questo senso lavoriamo anche se non è proprio quello che vorremmo. Molto più importante, molto più forte, molto più stimolante è la motivazione intrinseca. Cioè è la spinta che parte da sé, dal proprio vissuto o volere. È il senso, dà il senso del comportamento che ha un valore di per sé e lo mettiamo in campo per il semplice piacere che esso genera nell'eseguirlo. Lavoro perché mi piace. Allora, capite che se l'oggetto della mia azione, ciò che mi gratifica e ciò che mi autostima, lo faccio molto più volentieri. Mi alzo la mattina con l'obiettivo di andare al lavoro perché questo lavoro è ciò che io voglio fare, indipendentemente dai riconoscimenti esterni, possono essere la paga, per esempio. E questo è cruciale in ambito sportivo. Se l'allenatore mi dice allenati perché non sei al livello che devi essere, io posso dare ragione all'allenatore. Posso anche pensare che lui abbia sia nel giusto. Ma se io non sento questo stimolo, non lo farò con la motivazione necessaria e sufficiente per raggiungere l'obiettivo che l'allenatore ha in testa. E difatti non è il mio obiettivo. È molto importante che allenatore e giocatore condividano l'obiettivo e che l'allenatore riesca a capire qual è la motivazione che può spingere un giocatore verso un focus, un obiettivo, un'abilità. Ed è molto importante che l'allenatore non voglia imporre il suo obiettivo al giocatore, perché il giocatore andrà a allenarsi come coloro che vanno a lavorare per il denaro e non per il piacere di giocare. Non tutti i giocatori in una società hanno lo stesso obiettivo. C'è chi vuole realizzare se stesso nel badminton, c'è chi vuole fare un agonismo di medio livello, c'è chi semplicemente vuole fare un hobby. Allora l'intelligenza della società sta nel riconoscere gli obiettivi che motivano gli atleti e gestirli nei loro desideri, nei loro bisogni. Perché un giocatore che va, un atleta che va ad allenarsi per stare bene, per fare sport, per imparare a giocare badminton, ma non ha la motivazione di diventare un atleta agonista, è comunque un atleta che ha il bisogno di soddisfare la sua esigenza di benessere e dà una dignità, ha la stessa dignità dal mio punto di vista di un atleta che vuole fare sport a livello agonistico di alto livello. Ovviamente ci saranno tempistiche diverse, metodiche diverse, impegno diverso, ma è molto importante capire che cosa vuole il giocatore, l'atleta. Secondo step, molto spesso A, l'atleta non sa precisamente cosa vuole, B, l'atleta può cambiare l'oggetto del suo obiettivo nel corso del tempo. E qui l'intelligenza dell'allenatore, della società, sta nel cogliere queste esigenze e nel cercare di accompagnarlo verso un obiettivo che può essere diverso. Ovviamente non si può cambiare obiettivo tutti i giorni, ovviamente la motivazione intrinseca deve essere tale, cioè un conto è dire voglio scalare il Monte Bianco, ma poi sto sempre in casa in pantofole, un conto è dire voglio scalare il Monte Bianco e faccio tutta una serie di azioni strategiche concordate e condivise che mi consentono e permettono di raggiungere quelle abilità psicofisiche che mi consentono in un
ragionevole tempo pattuito di raggiungere l'obiettivo di andare su. Quindi addentriamoci nella motivazione intrinseca. La motivazione. La motivazione intrinseca è il complesso processo di forze allenabili che attivano, dirigono e sostengono un comportamento nel corso del tempo. Attivano, dirigono e sostengono. E si autoalimentano man mano che gli obiettivi vengono raggiunti. E si autoalimentano man mano che si trovano delle difficoltà che devono essere affrontate e superate. In questo senso la motivazione sportiva è l'agente fisiologico, emotivo e cognitivo che organizza il comportamento individuale verso un obiettivo. Quindi la motivazione sportiva sicuramente investe proprio la fisicità, no? Il corpo che deve essere allenato, ma non meno importante l'aspetto emotivo. Come reagisco di fronte a una sconfitta? Come reagisco di fronte alla paura di perdere una partita? Come reagisco quando incontro un imprevisto che va a modificare il mio focus prestazionale? E ovviamente cognitivo. Quindi la pianificazione di azioni che mi portano a acquisire competenze. La motivazione si muove, si sviluppa su tre direttrici. Innanzitutto, come abbiamo già visto, la direzione, quindi la determinazione di obiettivi SMART, cioè specifici, misurabili, attivabili, realistici, temporizzati, etici e sfidanti. Quindi la direttrice della direzionalità mi dice cosa voglio fare. Ma questo non basta. Perché poi vedremo che se non ci sono le altre due direttrici, l'obiettivo è abbastanza generico e può interessare tante persone, ma quelle che lo riescono a raggiungere, quelle che avranno prestazioni migliori, alla direzionalità, cioè al cosa, dovranno sicuramente accostare anche l'intensità e la resistenza. L'intensità intesa come quantità di sforzo impiegata attraverso piani d'azione ben strutturati. Qui ho scritto cosa, ma in realtà era come. È un refuso. Cioè, come mi muovo per raggiungere il cosa. E questo è fondamentale. Si parla di pratica deliberata o di Kaizen in Giappone, in giapponese. Cosa significa? Significa come io faccio quello che sto facendo. Ed è fondamentale la qualità nel gesto, la qualità nell'impegno profuso. Diciamo che i risultati conseguiti dipendono sempre da due fattori, l'impegno e il sacrificio. Per impegno si intende proprio questo: pianificare obiettivi e agire con una qualità elevata che ci consenta di migliorare le prestazioni. Il sacrificio si intende cercare la forza in noi quando qualcosa ci ostacola verso l'obiettivo. E in questo senso entra la resistenza, cioè la capacità di fronteggiare, superare ostacoli e imprevisti.
nel caso in cui oggi io non abbia voglia. Capita a tutti. Allora, in quel caso in cui la mia motivazione deve essere la mia ancora di salvezza e la mia voglia che diventa più forte della mia pigrizia. Perché gli aspetti negativi che inficiano l'agire sono presenti in tutti gli esseri umani, anche nei fuoriclasse. Semplicemente loro sono più allenati a gestirli e a superarli con una motivazione di ordine superiore. Allenarsi a questo, cioè allenarsi a incrementare la nostra motivazione, ci consente di accedere a una sfera prestativa superiore, perché qualitativamente eccelsa. Come dico sempre, anche in questo caso mi piace sottolineare l'importanza della cornice all'interno del quale operare. Mi spiego meglio. Tutto questo funziona fino a quando ci si diverte, fino a quando la prestazione non diventa ansiogena, fino a quando non si entra in una fase di distress che può addirittura portare al burnout. Ricordiamo in questo caso, per esempio, Simone Biles agli Olimpiadi di Tokyo, la ginnasta americana che aveva vinto praticamente tutto quello che si poteva vincere e che lì ha sentito i demoni nella testa. Quindi si è ritirata. Quindi questo è la frontiera da non superare mai, perché si entra in una situazione patologica e quindi di malessere, dovuta a un eccesso di ricerca di obiettivi, molto spesso spinti dall'esterno, quindi dall'entourage, dall'allenatore, dalla situazione. Ecco, questa è una situazione da tenere sempre, sempre, sempre sotto controllo. Evitare che tutto il nostro percorso, per un eccesso di foga, per un eccesso di entusiasmo, possa sfociare in ciò che assolutamente non vorremmo, no? Quindi nella frammentazione, nella disgregazione dell'essere umano che perde completamente possesso e cognizione di se stesso, no? Come questo in una situazione, come dire, fisiologica e quindi generale, ma possono anche capitare in situazioni circostanziate, come per esempio la Alep che ha avuto attacchi di panico durante una partita. Quindi questi sono più facili da gestire, sicuramente hanno delle conseguenze serie a livello di patologia sulla persona, ma sono sintomi, sono segnali che la direzione intrapresa forse è andata. Ma ritorniamo nel positivo, ritorniamo nel mondo, diciamo così, attivo e proattivo, quindi in quel mondo che ci dà la piacevolezza di cercare di fare meglio per raggiungere la propria autostima, per raggiungere il senso di autoefficacia del nostro. E ringrazio Rosario che mi ha concesso di utilizzare questa slide dal titolo Come motivare la motivazione, cioè come cercare delle azioni, delle strategie che ci consentano di implementare, di fortificare la motivazione.
E Rosario mi raccontò che quando giocava era solito scriversi questa frase. Rosario Maddaloni, suppongo sappiamo tutti chi è, ha vinto tantissimi titoli italiani, è stato un nostro giocatore di punta per tantissimi anni, e lui si scriveva questa frase: oggi qualcuno da qualche parte si è allenato più e meglio di me. E se la metteva su un talloncino, sotto la televisione, sulle porte del bagno, sulle porte della cucina. E quindi quando lui arrivava a casa, era contento prima di entrare in casa, perché si era allenato bene. Poi leggendo questa frase si arrabbiava. Cioè, ma non è possibile. Io mi sono allenato tantissimo, io mi sono allenato benissimo, com'è possibile che qualcuno si sia allenato più e meglio di me? Cioè lui costantemente si usciva dalla sua comfort zone, cioè usciva dalla gratificazione di aver fatto un buon lavoro. E questo gli consentiva di nel più breve tempo possibile accedere a un gradino di difficoltà maggiore. Quindi questo autospronamento lo motivava per in ogni allenamento raggiungere una qualità migliore. Quindi quello che dicevamo prima, no? Il come facciamo le cose. Ecco, questo è un esempio di come un grande campione era probabilmente anche tale perché non si sedeva mai, perché ricercava sempre qualcosa che gli consentisse di migliorare. Quindi, come motivare la motivazione? Quattro indicazioni per chiudere questa nostra terza puntata. Abbiamo visto: costruire e perseguire obiettivi SMART, condivisi con allenatori e familiari. Immaginiamo un giocatore che va ad allenarsi, ma non sa nemmeno perché, cioè non sa che cosa andrà a fare. Immaginiamo lo stesso giocatore che fa lo stesso allenamento, ma che gli viene spiegato il perché lo fa, per quali obiettivi fa determinati esercizi. È ovvio che l'atleta sarà molto più motivato ad andarsi a allenare e avrà la possibilità di usufruire dei feedback degli allenatori, ma anche di farsi dei feedback autonomi e quindi sviluppare la propria autonomia, perché conosce la strada, gli è stata indicata la strada che deve percorrere. Quindi questo è l'importanza della conoscenza dell'obiettivo per la motivazione. Secondo punto, le esperienze vicarie, cioè copiare da chi fa bene, nel presente ma anche nel passato. L'importanza dell'esempio è fondamentale. Se ce lo fa, se ce l'ha fatta uno, ce la posso fare anch'io, perché io non sono diverso da quella persona, semplicemente lui ha fatto un percorso che io ancora non ho fatto, ma che se l'ha fatto lui, allora lo voglio fare anch'io. Vi racconto questo aneddoto personale. Partecipai un paio d'anni fa a un torneo internazionale in Croazia, under 15 e under 17. Io avevo visto diverse partite, partecipato a diversi tornei a livello nazionale, e mi colpì in quell'occasione una ragazzina che si chiamava Monica Sun Li, che si chiama tuttora Monica Sun Li, russa, ma che dal cognome e dal nome, soprattutto dal cognome, capite che aveva molto di cinese, molto poco di russo. Ecco, questa ragazzina che vinse il torneo facilmente servì, penso, al 99% lungo di diritto a 3, 4, 5 centimetri massimo dalla linea di fondo. Allora io tornai a casa con questa esperienza. Cioè,
sono diventato consapevole che è possibile a 13, 14, 15 anni servire in questo modo. E per l'esperienza che ho del badminton nazionale, un atleta che serve così ha tantissime possibilità di portare a casa la cosa. Quindi questo per dirvi che andare a vedere cosa fanno gli altri, come lo fanno, soprattutto quelli che lo fanno meglio di noi o che lo fanno da più tempo di noi. Se la Danimarca è da 50 anni che sforna campioni internazionali, non sarà un caso, eccetera, eccetera. E poi, terzo input, la pratica deliberata, o Kaizen, cioè la regola dell'ancora uno ma fatto bene. E qui rientra l'impegno, quello che abbiamo detto prima. È inutile andare ad allenamento tanto per. Io passo un'ora e mezza, due ore, ma di che cosa ne sono venuto? Molto meglio fare un'ora, ma di qualità. Un'ora con intensità, un'ora con la voglia di migliorare quello che sto facendo. Poi ovviamente le due cose vanno messe assieme, no? La regola delle 10.000 ore, eccetera, eccetera, per raggiungere risultati decenti. Sappiamo che il badminton, come tantissimi altri sport, è uno sport di ripetizione e quindi la ripetizione è fondamentale, per cui la quantità è imprescindibile per raggiungere livelli alti. Ma questa qualità, se non è fatta con una qualità costante e crescente, è inutile. E infine, perseveranza, resilienza di fronte agli imprevisti, pertanto sacrificio. Molto spesso si dà la causa di una sconfitta a un evento esterno o a un qualcosa che è andato storto, qualcosa che non dipende da me. Quindi questa è una scusa. Cioè, l'imprevisto, anziché venire vissuto come momento di crescita, per cui il momento in cui io devo cercare delle risposte veloci per superare la situazione, viene colto come giustificativo del mio non fare, giustificativo del mio fare male, e quindi sostanzialmente diviene una scusa. Io ho concluso la mia esposizione, spero vi abbia interessato. Ovviamente, come sempre, sono molto, molto, molto contento se ci sono delle domande, degli interventi, e lascio a voi la parola. Grazie Luca, io aggiungo sulla motivazione, no? Motivazione intrinseca, motivazione estrinseca. E intanto diciamo che la formuletta per avere successo quale può essere? Motivazione, l'attitudine e le abilità, questa è la formula per avere successo. E l'abilità è cosa si è capaci di fare. E la motivazione determina cosa fai, mentre l'attitudine determina da quanto bene lo farai. E come hai detto tu, è sempre tutto allenabile. Però è importante che noi come insegnanti, come allenatori, abbiamo ben chiaro che se alla base c'è una forte motivazione, se alla base c'è una forte attitudine, e vi condivido il manuale tecnico per la formazione dei giocatori, che se volete trovate anche sul sito ed è scaricabile, e che è una traccia per noi tecnici per impostare un giocatore in modo corretto. E in questo documento ci sono i principi saldi del badminton, quelli che dall'Asia alla Danimarca sono principi uguali per tutti, perché può cambiare la filosofia dell'allenamento, ogni allenatore ha la sua, ma
ci sono alcune caratteristiche che tutti i giocatori hanno in tutto il mondo e sono esposte in questo documento. E se vado in ultima pagina, ecco, se voi vedete, ingrandisco, ecco, vedete che dai 16 anni un bambino dovrebbe avere queste priorità. Poi ci sono priorità medie, priorità più basse, ecco, ma se noi seguiamo questo documento, diciamo che sbagliamo il meno possibile. Però, ricollegandomi a quello che ho detto prima, a quello che diceva Luca, ecco, ricordiamoci che alla base anche delle convocazioni dei giocatori juniores o seniores, o alla base anche delle nostre valutazioni che dobbiamo fare quando abbiamo un ragazzino davanti, un atleta davanti, che è importante l'attitudine. Ok, quindi se un ragazzo ha un'attitudine veramente forte, una motivazione forte, viene da sé che se poi ci lavora, quindi poi sarà un lavoratore, i risultati poi arriveranno. Ecco, l'importante è che questa piramide non sia rovesciata, che si giudichi o si convochi un giocatore perché fai quei risultati. I risultati sono la fotografia di quel momento e non è detto che i risultati che ha oggi siano i risultati di domani. E dico ancora anche questo aneddoto qua, magari dicendo anche una cosa che può essere scomoda a livello federale, però credo che sia la verità, che quando abbiamo aperto il centro tecnico federale a Milano e quindi i migliori giocatori sono arrivati a Milano in raduno stanziale a vivere lì, sono venuti soprattutto perché erano pagati. Cioè, sono venuti a Milano ed erano stipendiati, poco, ma erano stipendiati. E erano una decina, una dozzina. E se non ci fosse stato lo stipendio, io sono sicuro al 100% che di quei 12 sarebbe venuto solamente uno. E questo è un grande errore, perché comunque abbiamo portato a Milano delle persone che non avevano una grande motivazione intrinseca, ma una forte motivazione estrinseca. E, mentre fortunatamente adesso è completamente diverso, non abbiamo bisogno di portare della gente a Milano, è la gente che vuole venire a Milano e soprattutto chi è a Milano non riceve più uno stipendio, ovvio ha il vitto, l'alloggio pagato, però non viene pagato come se fosse un lavoratore del badminton. Se diventava bravo, ecco, ci sono poi tutte quelle formule che alcuni giocatori bravi italiani hanno usufruito, cioè quella poi di entrare nei reparti atleti come può essere l'aeronautica, l'esercito, la polizia e via dicendo. Però veramente la motivazione è veramente importante. Quella slide anche che hai fatto vedere di Rosario, che conosco molto bene, Rosario lo sa, che parecchie volte dov'è che ha proprio peccato è proprio sulla motivazione, su aver perso tante occasioni di allenamento ed essersi allenato con sufficienza, e quindi c'era qualcuno al di fuori del palazzetto, ma non qualcuno, lui ha scritto il bigliettino, c'è qualcuno che si è allenato meglio di me. C'erano tantissimi, centinaia di migliaia di giocatori che si allenavano meglio di lui e quindi che poi hanno raggiunto le Olimpiadi. E Rosario poi ha iniziato a lavorare su questo aspetto, perché poi mi è venuto anche di mental coach, migliorando molto. È certo che ha iniziato troppo tardi, bisogna un percorso da iniziare sicuramente molto prima. Infatti adesso tutti i ragazzi che sono a Milano sono seguiti proprio su tutti gli aspetti, dall'aspetto tecnico, dall'aspetto fisico, col preparatore, il fisioterapista, il nutrizionista e anche l'aspetto mentale. Reputo che sia molto importante per supportare e fortificare e allenare la motivazione dei ragazzi proprio quella di condividere gli obiettivi a livello societario. Cioè, che cosa vogliamo fare in questa stagione? Non tanto obiettivi di risultato, che quelli interessano poco, perché poi non dipendono da loro, nel senso che se vogliono partecipare a dei tornei, ma ce ne sono 5 che sono più forti di loro, va bene, sta. Ma a livello di crescita, a livello di pianificazione, strategie e obiettivi raggiungere insieme l'atleta per quello che gli compete e l'allenatore per quello che gli compete. Io penso che questo aiuti molto la motivazione intrinseca dell'atleta. E altrettanto importante un ritorno di feedback scadenzato. Cioè non solo
raggiungiamo questo, ma poi facciamo un attimo il punto, guardiamo indietro, come l'abbiamo fatto insieme anche, no? Ne parliamo, come l'abbiamo fatto, ci siamo arrivati, che cosa manca, dove si può lavorare. Ecco. Questo serve anche a sviluppare l'autonomia dell'atleta, che poi è uno dei bisogni psicologici di base che va a costituire la persona umana, no? E quindi una persona autonoma è una persona in grado di scegliere, di decidere, di capire, e nasce anche da queste cose, si allena anche da queste cose, dalla condivisione di un obiettivo e con i relativi feedback di ritorno per capire il percorso che si fa. Dico ancora questo, Luca, sugli obiettivi, no? E quindi sul, sugli obiettivi anche smart, comunque devono essere misurabili, ma anche realistici. Mi riconduco sempre ai primi anni del Centro Tecnico Federale che ha aperto il 1 agosto del 2010, e un ragazzo disse, davanti tra l'altro a un funzionario del CONI, quindi una persona importante, allora il numero 3 del CONI che era venuto in visita al centro, al palazzetto, per vedere il palazzetto, per vedere la casa del badminton, che era un'assoluta novità, e avevamo pranzato con questo funzionario del CONI, e aveva chiacchierato un po' con tutti gli atleti. Questo atleta disse, il mio obiettivo è andare a Rio, le Olimpiadi di Rio 2016, era 2010, quindi obiettivo di 6 anni, insomma, direi a medio-lungo termine, e vincere la medaglia d'oro. Non è un obiettivo smart, perché era un'utopia, ok? Se devi essere consapevole che lì non ci puoi arrivare, no? Ecco, io se faccio un esempio su di me, ho vissuto l'epoca di Klaus Raffiner, che aveva la mia età, del 77, era il più forte. Klaus Raffiner non si poteva battere, perché? Perché era bravo, non è che si allenasse più di me, anzi, sicuramente si allenava meno di me. Aveva un allenatore sicuramente più bravo del mio, e era forte, aveva dei colpi potenti, vincenti, era freddo, quindi, e quindi sapevo che non potevo batterlo. Però sapevo che potevo diventare il numero due d'Italia. Ecco, quello sì, potevo. Però c'erano tanti altri più forti, un pochettino più forti di me. Però mi sono dato quell'obiettivo, voglio diventare il numero due ci sono arrivato. Se mi avessi messo come obiettivo, voglio diventare più forte di Klaus, non ce l'avrei mai fatta e ovviamente avrei smesso di giocare. Questo giocatore, che poi aveva questo obiettivo di andare alle Olimpiadi, ha smesso molto presto, perché comunque ti sei dato un obiettivo che anch'io vorrei vincere il Superenalotto. Non è impossibile, è altamente improbabile, però ecco. Dico questo perché me l'hanno chiesto in chat, e se andate sul canale YouTube, ecco, questo è il canale FIBA Badminton, se andate sul canale YouTube della federazione, ok, e andate in playlist, ok, qui c'è scritto distanti di badminton, visualizza la playlist completa, trovate tutte le puntate, quindi anche le ultime puntate di Luca. Non vengono messe il giorno dopo perché le lavorano un pochettino graficamente, tagliano, cuciano, incollano, però vedete, ad esempio, siamo fino alla puntata del 7 ottobre, quindi ne mancano un paio, vengono messe dopo una settimana, 10 giorni, però ecco, comunque vengono messe tutte su YouTube, quindi si possono rivedere, si possono ad esempio anche come insegnanti di scuola si possono anche utilizzare volendo come lezioni, no? Se avete trovato degli spunti interessanti, anche perché siamo, ad esempio, questo filone del mental coach vale per tutte le discipline sportive, non solo per il badminton. Luca, è sempre un piacere. Altrettanto per me, grazie mille. Grazie, ciao a tutti e buona ciao, serata. Ciao, ciao, ciao.